Salve a tutti, benvenuti, bentornati, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Marco Campanella e oggi è arrivato il tanto attesissimo momento dello sfidozzo di questi due super smartphone. Eh sì, abbiamo da una parte il nuovissimo, fiammante, bianchissimo, bellissimo Google Pixel 7 Pro. Vi lascio qui il riferimento al primo video che ho fatto con le considerazioni a caldo. Fra l'altro da qualche giorno è uscito anche il video su di lui, il Pixel Watch, nuovissimo Pixel Watch, e andrà a sfidare lui, l'iPhone 14 Pro Max, punto di riferimento assoluto, insieme a qualcun altro che vedremo presto con un altro sfidozzo. Parlo di Samsung S22 Ultra, punto di riferimento su foto e video. E proprio di foto e video parliamo, perché lo sfidozzo, come sapete, e se mi seguite da tempo lo sapete benissimo, e se non mi seguite mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, dove posto le storie, dove vi faccio vedere tutti i trucchetti che scopro, eccetera eccetera. Quindi fatelo, non vi costa nulla, fra l'altro supportate il canale e la mia bottega tech, che vi ricordo essere Lucca, e che alla fine mi dà una mano a mantenere il canale, a mantenere la mia attività. Adesso possiamo veramente partire. Andando subito alla lente, partendo subito dalla lente standard, quello che vi dico è che, come potete vedere, le foto sono eccezionale in entrambi i casi. Abbiamo un sensore da 50 megapixel f1.85 su il Pixel, contro un 48 megapixel standard f1.78 montato su iPhone. Andando ad analizzare questa prima lente, possiamo vedere che questo sarà una roba che si ripeterà un po' su tutto, ed è quello della pasta del colore. Vi dico già che, anche se le foto si assomigliano tantissimo, come potete vedere, diciamo Pixel mantiene sempre una tonalità di colore che è più reale. A volte sembra piatta, una foto molto piatta, mentre iPhone ha questa tendenza a sparare tantissimo la nitidezza e a boostare e rendere più pop, diciamo, il colore delle foto. Niente di particolarmente sgradevole, anzi, secondo me a video le foto dell'iPhone su display sembrano un po' più accattivanti, proprio perché c'è questa gestione del colore che è un attimino più boostata. Niente a che vedere con altri noti brand, però diciamo che, se andiamo a vedere occhio nudo, rispetto all'occhio nudo, sicuramente Pixel ha un'intelligenza artificiale che lavora meglio sulla gestione del colore. E come potete vedere, ad esempio, anche la gestione della messa a fuoco e quindi i punti di luce, in questo caso è palese che Pixel si renda più scura l'immagine, ma simile esattamente a com'era quando è stata scattata, mettendo a fuoco la parte finale, evitando di avere questa forte luce che invece è presente su iPhone, che comunque, anche andando a guardare la foto, iPhone aumenta e sembra che scatti sempre maggiore esposizione, però come vedete in fondo si perde il dettaglio. Che mi verrebbe da dire che Google spinge più sul magenta, mentre Apple, l'iPhone, spinge su colori più giallini, però non è sempre vero, questo è dipendente chiaramente dalla scena. Ma andando ai voti, mi sento di assegnare 4,5 stellette ad entrambi, perché sotto questo punto di vista, ahimè, ma devo ancora provarlo, diciamo siamo veramente al top del top, manca qualcosina alla perfezione, perché diciamo ho dei benchmark sotto questo punto di vista che è Samsung, ma porteremo anche Samsung. Foto sfruttando la lente ultra grandangolare, che in questo caso è su entrambi una 12 megapixel, e per entrambi parliamo di una focale massima di f2.2. Allora,
Anche qui il Pixel presenta un'apertura un grado di apertura di campo che è assolutamente identica a quella dell'iPhone e che devo dire mi piace veramente tanto. Rispetto a quanto pare, rispetto al precedente modello, abbiamo un'apertura maggiore. La gestione delle ombre preferisco il Pixel, ma solo esclusivamente perché nelle zone di maggior ombra riesce a dare un qualcosina in più in termini di definizione. E, anche qui, come vedete, anche sulla grandangolare, mentre Pixel riesce a rendere più omogenea tutta la scena lavorando bene su quelle che sono le alte luci, iPhone perde appunto questo passaggio, cioè brucia un pochettino la foto nelle zone più complicate. E andando a vedere questo panorama, sui panorama entrambi sono fenomenali, forse perde un pochettino i bordi, ma questo è secondo me proprio un dettaglio troppo tecnico che lascia il tempo che trova. Per quanto riguarda la distorsione, secondo me Apple riesce a gestire una capacità di gestione della distorsione migliore rispetto a Pixel, ma poco male, perché comunque vi ricordo che Pixel ha introdotto questa grandezza focale adesso, quindi ci saranno degli aggiornamenti importanti. E in questo caso il contrasto è sempre più sparato, quello dell'iPhone, che ripeto non è un male, anzi è diciamo avere una foto maggiormente godibile da subito, mentre la maggior parte delle volte Pixel sembra molto piatto, proprio perché lavora molto bene su quella che è la resa del colore, è molto più naturale. E anche qui il vicoletto apparentemente sembra molto più piatto, ma essendo presente il cielo era di quel colore celestino, mentre come vedete iPhone tende sempre a sovraesporre un po' la foto per aiutarla a diventare più bella. Anche in interno l'ultra grandangolare si comporta assolutamente bene e i colori, ad esempio su luci più complicate, devo dire sono molto molto omogenei. Come vedete anche sempre quel senape e quell'arancione che sono un pochettino più sparati. Niente di male. Ma andiamo ai voti, e in questo caso mi sento di dare 4 stellette e mezzo ad iPhone e 4 a Pixel. E andando avanti passiamo alla parte delle tele. In questo caso, mentre Pixel monta una 48 megapixel, su iPhone troviamo una 12 megapixel, tutte e due con una focale massima molto alta, quindi diciamo non sono assolutamente delle lenti stra iperluminose, ma questo è normale. La differenza è che arriviamo fino a un 5x su Google, mentre iPhone si ferma, ahimè, al 3x. Diciamo che andando, la prima è appositamente fatta con il 2x, perché tutte e due hanno la stessa funzione, seguono la stessa tecnica, che è quella di croppare l'immagine del sensore standard in maniera tale da avere già una sorta di zoom, croppando appunto a 12 megapixel, avere una sorta di zoom mantenendo la qualità del sensore centrale delle lenti migliori che hanno. Roba secondo me molto intelligente. La differenza è pressoché minima, rimaniamo sempre, in questo caso secondo me Apple fa un lavoro migliore proprio su questa foto specifica, mantiene più dettaglio, mentre Google il Pixel, un po' per quella condizione del colore che tende sempre ad appiattire, la slava un po', però stiamo parlando di foto eccezionali. Se andiamo a stringere il campo, come vedete il panorama che avevo fatto vedere prima, e lo andiamo a stringere, qua siamo a una 3x, e ci rendiamo conto che comunque Pixel riesce a mantenere un po' più di chiarezza e anche di dettaglio. Non sono andato ad aprire e allargare foto su foto, perché ragazzi, queste foto le vediamo a display e come le state vedendo in questo momento è esattamente come le vedreste sul display. Spingendoci ben oltre, quindi andando sul 5x 10x, la situazione bene o male non cambia, forse Apple riesce a mantenere un po' più di definizione con buona luce, però si alternano un po', ho visto delle foto fatte meglio da uno, fatte meglio dall'altro.
se abbassiamo un pochettino, se quando cala un po' la luce, invece secondo me se Apple diciamo spara sempre un po' più alto come colore, come esposizione, e il Pixel invece è molto molto più fedele. E mi piace tantissimo questa foto del Pixel, perché come vedete anche l'ombra dietro è maggiormente risaltata, mentre su iPhone l'impatto della luce non dà quella sensazione che effettivamente c'era in quel momento. Quindi sotto questo punto di vista vanno bene entrambe, ma preferisco Pixel. Anche qui Pixel riesce a dare un dettaglio della foto molto più reale, e anche in questo caso mi piace di più, mentre l'iPhone tende a enfatizzare un po' tutta la foto, magari perdendosi. E io lì sono stato diverso tempo a cercare di mettere a fuoco la porta in fondo, come vedete è bruciata e perde tanto dettaglio. E differentemente con la 2x e quindi riuscire a ottenere quello sfocatino naturale, no? Senza dover ricorrere alle funzioni di intelligenza artificiale di quali lo sfocato, appunto il ritratto. In questo caso con la 2x ad esempio preferisco la naturalezza dello sfocatino che si ottiene con l'iPhone, anche qui classici panorami, è una foto molto stretta, eravamo a 30x il massimo, e qui ora non, onestamente non vedo grandi differenze, se non sempre le solite sulla pasta colore, iPhone tendente un po' sulle colorazioni gialle, mentre il Pixel tendente più verso il magenta. Andiamo alla parte dei voti, e in questo caso mi sento di premiare, ma semplicemente per l'aspetto dell'aggiunta del 5x rispetto al 3x di iPhone, con 4 stellette e mezzo al Pixel e 4 stellette ad iPhone, che mantiene le solite 4 stellette. E passiamo subito alle foto macro, e qui diciamo che iPhone ha una capacità di messa a fuoco, un bokeh naturale, diciamo una velocità anche di messa a fuoco molto secondo me migliore rispetto al Pixel, che se la cava molto bene. Anche questa è una funzione appena introdotta, riesce a cavarsela molto bene, però diciamo che su qualcosa perde un po' il dettaglio. Si vede che secondo me ha bisogno di maggiore di un'implementazione in più, ecco, cioè ha bisogno di qualche aggiornamentino. Per questo motivo assegno una mezza stelletta in più, quindi 4 stellette e mezzo ad iPhone e 4 stellette a Pixel, un po' di incoraggiamento diciamo. Qui secondo me il benchmark resta il glorioso, fantastico Oppo Find X3 Pro, che aveva quella lente manco spettacolare, quasi inutile ma bellissima quando dovevi fare questo genere di cose. Fotoritratto, e qui andiamo su diciamo sia la parte selfie che la parte delle lenti standard. Entrambi si comportano molto molto bene, troviamo sempre una grandissima bella definizione su entrambi, più naturale come al solito il Pixel, un contorno, uno sfocatino che anche alla massima potenza, come vedete lo scontornato è molto buono, forse più un pochettino più naturale, quindi di fatto su Google, su Pixel è affidato assolutamente all'intelligenza artificiale, mentre su Apple abbiamo la possibilità di lavorare, interagire come meglio crediamo. In tutte le situazioni di luce, comunque Google resta sempre quello più neutro, quasi piatto. Ci sono alcune foto che sembrano veramente slavate, ma se uno guarda occhio nudo sono quelle, mentre Apple diciamo offre sempre questi bei colori e rende secondo me la foto sempre più pronta. Sulla parte delle foto o ritratto assegno 4 punti e mezzo ad iPhone 14 Pro Max e 4 stellette punti al Pixel 7 Pro. Andiamo veloce sulle basse luci, quindi questo è
raccoglie tutte quelle foto, diciamo, dalle 6 del pomeriggio, 7 del pomeriggio, invernale, autunnale, e la notte. Quindi troviamo tutta una serie di situazioni. Qui, ad esempio, ero all'interno dell'Euro Chocolate. Come potete vedere, le luci erano neon ma molto basse. E c'è del flare per quanto riguarda, e questa è la gestione del flare sulla notturna. Lo vedremo su Pixel, secondo me soffre un po' questo aspetto, però diciamo che qui le foto sono pressoché identiche, sempre il boost, un colore un po' più boostato, che ora detta così sembra che boosti tantissimo, no, va benissimo, a video è perfetta e la rende un pochettino più viva. Le foto vanno, le lascio scorrere tranquille, sulla parte notturna vera e propria abbiamo, diciamo, secondo me Pixel riesce a restituire una foto, diciamo, fatta meglio, con maggiore dettaglio e soprattutto molto più rapida nella messa a fuoco e nello scatto, quindi quello che ci interessa. Qui, ragazzi, la scelta è dura. È vero che Pixel è sempre stato molto determinante sull'aspetto delle foto notturne, però onestamente, sfruttando tutte le lenti, devo dire che iPhone non è assolutamente da meno, anzi ci sono alcune foto che mi sono piaciute anche di più, quindi diciamo un ex aequo, 4.5, e secondo me questo sarà l'aspetto, come ripeto spesso, sulla quale dovranno migliorare i vari brand per portare degli smartphone che siano sempre più efficaci, perché diciamo quando c'è buona luce i problemi non ci sono. E adesso siamo arrivati alla parte dei video, e io qui vi volevo, perché poi alla fine di fatto i video li utilizziamo tutti e stanno diventando sempre determinanti. E stabilizzazione, ok, i video che vedrete sono stati scattati con diverse lenti. Cosa figa del Pixel è che anche quando si fa un video il passaggio non è mai scattoso fra i vari sensori. Con buona luce problemi non ce ne sono e sono fenomenali. Su scarsa luce, sulla parte video, mi piace di più Apple, perché riesce a interpretare e dare quel boost di colori che, sapete, di notte, di sera non è che ci sia questa grande capacità di distinguerli, e invece rende, secondo me, più accattivante il video. Sulle basse luci, per quanto riguarda buona luce, ecco, in controtendenza rispetto alle foto, secondo me qui sovraespone un pizzichino di più il Pixel, che purtroppo sovraesponendo si perde un po' di dettaglio della foto, mentre iPhone resta sempre perfetto. Anche se andiamo su, se ci spostiamo con lo zoom, si fa un po' l'effetto opposto, uno sovraespone e l'altro sottespone, diciamo che è particolare la cosa, però stiamo parlando sempre di due smartphone, sono appena usciti, quindi secondo me avranno bisogno di avere ulteriori aggiornamenti. Comunque, ragazzi, è veramente l'eccellenza. In questo caso però continuo a sostenere che iPhone, un po' per la morbidezza della stabilizzazione o la fluidità, un po' perché ha una versatilità incredibile con tutte le lenti, l'ultra wide comunque fa dei video spettacolari, e continuo a premiarlo e a dare 5 stelle a lui e a tenerlo, prenderlo in considerazione, metterlo come punto di riferimento. Ma diciamo che le 4 stellette che do a Pixel sono delle 4 stellette che, a mio avviso, lo mettono tanto così sotto, ecco, niente di che, si potrebbe fare assolutamente le stesse cose. Diciamo, mi aspetto che ci sia un po' più di investimento in termini di ottimizzazione anche lato video, che sarebbe una figata atomica, cara Google. Passiamo alla parte dei vlog, e qui ci ascoltiamo anche un po' di audio. E ora andiamo qui in centro a Perugia. Mamma mia, quanto è alta, non me la ricordavo così alta. Ce l'ho venuto, però non me la ricordavo così. Ho fatto bene a tornarci. Santo, li faccio tutte e due, così. Guardate dall'alto. Vediamo quanto mettono. Quanto si veda, quanto come viene il cielo. Così mi sembra che
stia bruciando un pochettino. Allora, i vlog, la fotocamera selfie di Pixel, onestamente nei video non mi fa impazzire. Quando ci sono dei forti contrasti, delle situazioni di luce e ombra, eccetera, eccetera, diciamo che non è settata bene, infatti va un po' in difficoltà, brucia il retro, mentre iPhone sulla selfie resta un punto di riferimento. Lato microfonico, entrambi fanno benissimo, benissimo, secondo me soltanto Samsung S22 Ultra, che ha un po' più di customizzazioni spippolando, riesce a fare, a produrre un suono migliore, a raccogliere un suono migliore, su tutte le diciamo sulla maggior parte dei video girati con la selfie il risultato è sempre lo stesso. Invece su questo video devo dire che è quello girato all'interno della fiera dell'Euro Chocolate con quelle luci, diciamo che Pixel un po' un minimo mi ha sorpreso. Però ragazzi, appena cala un po' la notte, diciamo iPhone in maniera più furba riesce a generare meno grana, meno rumore, essere più definita, mentre Google resta molto molto piatta. E per questo motivo do 3,5 stelle a Pixel, perché comunque porta a casa il suo risultato e lo fa in maniera molto egregia, ma non è la mia lente preferita di Pixel. 4,5 stelle invece ad iPhone, non 5, perché non è perfetto, anche se è il benchmark di riferimento. Andiamo alla video cinematica, all'aspetto cinematic, la cinematic mode. Intanto c'è da dire che 4K, possiamo girarle in video in 4K con l'iPhone, Full HD con il Pixel. Chiaramente questo depone chiaramente a favore di iPhone, perché c'è maggior dettaglio, riusciamo a riprendere una maggior qualità di luce, quantità e qualità di luce, e quindi riusciamo ad avere un video più definito, anche se onestamente lato intelligenza artificiale, che poi compone questo aspetto, l'aspetto di appunto di questa funzione, devo dire che Google è più a fuoco, è più veloce, riesce a catturare meglio o mettendo a fuoco più velocemente. Però ragazzi, è inutile dire, cioè è vero che Google è appena arrivata con questa opzione, però diciamo che girare un video in 4K è diverso che girarlo in Full HD. Quindi 3,5 stelle al Pixel, il quale mi aspetto un miglioramento più lato hardware che software, perché il lato software è veramente infallibile, e 4 stellette ad iPhone, che si dimostra essere oggi uno smartphone eccezionale sotto questo punto di vista. Ma adesso è giunto il momento della parte social, e come vi avevo chiesto in tutte le mie storie, seguitemi sulla pagina Instagram, vi avevo postato delle storie, in alcuni casi come questa vi avevo indicato pure con quale dei due avevo girato la storia, mentre in altri casi non ve l'ho detto. Io vi lascio al quello che ho detto in quelle storie, se vi fa piacere. Comunque alla fine il voto è assolutamente vostro, il giudizio è assolutamente vostro, e questo è importantissimo, perché una cosa è giro la storia e me la vedo qui, e un'altra cosa è come la vedete voi. Quindi più votate, e siete stati tantissimi, forse questa è stata la partecipazione più grossa che ho avuto in termini di votazioni su Instagram. Se la sono giocata molto alla pari, ci sono state alcune situazioni in cui avete preferito nettamente il Pixel, e quindi qua è chiaro, non ci sono stellette. Uno ha vinto, uno ha perso, 5 stellette a Pixel e 3 stellette ad Apple. E come ogni sfidozzo che si rispetti, andiamo alle conclusioni finali. Questo sfidozzo a pochi giorni dal lancio, quindi magari poi ci saranno altri sfidozzi, intanto con l'S22, poi li sfideremo tutte e tre, poi ci saranno aggiornamenti, poi li rivedete. Voi scrivetemi nei commenti tutto quello che volete sapere di questi smartphone, quali sfidozzi volete vedere, se volete qualche altro smartphone che chiaramente sia di pari
livello, mi raccomando, mi chiedete robe improponibili che poi non riesco a fare. E comunque scrivetemi tutto nei commenti, sapete, io vi rispondo sempre, comunque anche a tutte le ore, sempre se mandate messaggi come si deve. Il vincitore di questo sfidozzo è iPhone con 42.5 stellette prese contro le 42, quindi a filo, del Pixel. Questa è una somma delle stellette, eccetera, eccetera, di una valutazione mia. Lo sfidozzo vi serve per capire, vedere che cosa vi può piacere di più. Quindi questo è lo scopo, non è dire uno è meglio dell'altro. Non sono di certo io a stabilire chi è meglio dei due. Detto questo, io vi saluto. Con questo è tutto. Video lungo, io spero vi sia piaciuto. Per farmelo sapere, mi raccomando, un bel pollicione in su. Sostenetemi, sostenete il canale, sostenete la mia bottega tech. Vi lascio giù in descrizione i link per la pagina Google, se vi va, visto che molti di voi avete già acquistato presso la mia struttura, le mie strutture. Lasciate una bella recensione, che questo aiuta me, aiuta il canale, aiuta tutti quanti noi. Buona domenica, ci vediamo con un prossimo fantastico, bellissimo, sfidozzissimo video. Ciao!